a tutti amici, un saluto al vostro corrente esposito personal trainer. Eccoci qua ragazzi, praticamente siamo a fine aprile ed è il momento peggiore dell'anno perché si inizia a pianificare la fase di definizione. Oh my god raga, sarà una fase molto complessa e frustrante come ogni anno, perché purtroppo uno come me è abituato a mangiare quello che vuole, anche se ci sto attento, però di base mangio molto di più l'inverno. Pensare di dover mettere a pacchetta come ogni anno per poter perdere peso è una cosa dura da accettare. Dura perché c'ho mille impegni, dura perché c'ho mille cose da fare, dura perché c'ho bisogno delle energie, ed invece ti metti in fase di definizione, tutto ciò va a crollare. Comunque, come al solito, invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like. Allora, fase di definizione 2024. L'anno scorso io testimoniai praticamente quasi tutto della fase di definizione, con critiche, i soliti cretini che dopo un mese pensavano che io avrei perso 90 kg. Non è così. Io ho fatto una fase di definizione molto dettagliata e molto a rilento per non bruciare la massa magra, che un po' comunque ho bruciato, però in maniera minima. Sono partito dai 100 kg netti di maggio. Sono arrivato a settembre 85 kg, 86, 87, poi sfallavo un po' il peso. Facendo una bella dieta, facendo allenamento giusto, facendo una buona dose di cardio, e ho ottenuto il mio solito risultato. Fisico definito, pancia ridotta al minimo, muscoli ancora ben evidenti. Quindi ragazzi, vedete come di base ho fatto il mio per l'ennesima volta. Sono anni e anni che faccio la definizione io. Quest'anno è chiaro che dobbiamo fare la stessa cosa. Chiaramente l'anno scorso, ragazzi, mi sono affidato a tutti i prodotti proteici di Eurospin, di Simarchi qua, e vi dico la verità, è stato un errore. Perché per quante proteine possono avere, non sono proteine pure, spesso sono derivate da fonti non proprio eccezionali. E in più, non solo questo, non hanno questo grande effetto. Prenderò le proteine in polvere, perché se voi scegliete quelle buone, come ho scelto l'anno scorso, fanno la differenza, vi danno il giusto nutrimento e non vi danno altre zozzerie che non avete bisogno. Le fonti proteiche, ne ho parlato, andate a vedere gli altri video, sono importanti da scegliere. E quindi di base, ragazzi, mi prenderò gli integratori, brucia grassi e carnetina, che ma non fa, no, fanno una minima parte, ma fanno, ti aiutano. Quindi gli integratori, scelti quelli buoni, ti aiutano, riprendo le proteine e rifaccio la mia solita dieta. Quindi iniziando a eliminare, cioè mi manterrò, non lo so, adesso l'anno scorso ho fatto 2000 calorie al giorno. Probabilmente quest'anno, ragazzi, farò un po' di più perché ho troppi impegni e 2000 calorie sono veramente poche. Magari farò 2005, vediamo un po' la soglia quale sarà. Perché tanto poi il gioco è sempre quello, bruciare più calorie di quante ne immetti. Ragazzi, è semplice, è una regola aurea quella di dimagrire, bruciare più calorie di quelle che mette, quindi è fattibilissimo, però con l'impegno giusto. Lo sgarro rimane il sabato, chiaramente, tutta la giornata, pure là cercherò di evitare, perché a me poi cos'è che mi faceva perdere tanto tempo? Che mangiavo troppi dolci, io il sabato mangiavo una scatola di merendine, dolci qua, dolci là. Se mi riesco a limitare il sabato con lo sgarro, soprattutto a livello di dolci, i risultati arrivano. Quindi l'allenamento verrà stravolto, vi farò rivedere l'allenamento che farò. La dieta verrà stravolta e gli integratori saranno integratori importanti. Non tanti perché non ho voglia di integrarmi, non ho tutta questa voglia, però in definizione è fondamentale. Riprenderò un buon multivitaminico perché è fondamentale soprattutto in definizione. Ora, bene o male, vitamine le prendo dal cibo. Poi, eliminando alcune cose, ci avrò bisogno di un integratore multivitaminico, soprattutto col caldo, che mi aiuti e mi sostenga. Perché poi il problema mio è quello. Io dalla mattina alla sera sto sempre a lavorare, quando non lavoro mi alleno, quando non mi alleno mangio, questo è. E durante il giorno è uno stress non indifferente, che io faccio volentieri perché è il mio lavoro, lo amo, però ragazzi bisogna anche calcolare che il lavoro va portato avanti, quindi non è che posso fare per la dieta e per la palestra, posso ammazzare. Io comunque, ora come sto, vi farò vedere quando inizieremo, proprio il 1° maggio probabilmente, vi farò vedere il mio fisico. Non sto bene, però ho accumulato peso da inizio anno a ora. Ero arrivato a fine anno a 85 kg, tirato. Chiaramente ragazzi, perché ho avuto il battesimo di mio nipote a fine novembre, volevo stare in forma, ho fatto il padrino, volevo stare al massimo. Poi mi sono tralasciato perché poi l'inverno io ho sempre fame, quindi pure il fatto che inizia a fare caldo a me mi aiuta tanto perché mangio di meno. Preferisco alle volte fare uno spuntino con uno yogurt, già mi basta. Ora è lo spuntino, mi devo mangiare il panino col prosciutto, col formaggio, con l'olio, quello e quell'altro. Sarà dura passare da uno step all'altro. Certamente cercherò anche di prendere magari alimenti tipo i dolci proteici, quelli che hanno meno zuccheri, queste cose qua, perché
alla fin fine, quando c'è voglia durante la settimana di uno sgarro, magari ti prendi, non lo so, la merendina proteica, il ciambellone proteico, cose che sono fatte di proteine e ti aiutano. Quindi, mi sono fatto le barrette proteiche l'anno scorso con gli integratori, erano molto buone, pulite, però ragazzi il sapore facevano cagare, quindi, dato che le barrette proteiche oggi presenti sul mercato, il 90% fa cagare, vedremo, vedremo come integrare la dieta, sarà un processo lungo ragazzi, sarà un processo lungo, si parte il primo mese, non è che perderemo tutto sto peso, a meno che non voglia fare una terapia d'urto, ma là brucia anche la massa magra. Io mi ricordo nel 2013, partii da 108-109 kg, in un mese arrivai a 90, persi quasi 90 kg, però persi anche la massa magra, quindi devo cercare di limitare la perdita di peso perché non voglio bruciare massa magra che ho costruito con tanto impegno quest'inverno. Quindi sarà una bella sfida perché gli anni passano e ogni anno che parto poi a fine all'inizio mi scoraggio perché i risultati arrivano di meno e dico dentro me cazzo però quest'anno è tosto, non ce la faccio. Poi quando vedo che inizia a carburare dico ah vedi ce l'ho fatta pure quest'anno, perché purtroppo la mente poi divaga. Io ho 39 anni quindi sto nel pieno della maturità muscolare, posso fare quello che voglio, però dopo alle volte ti autolimiti mentalmente e dici ma chissà cosa accade. Quindi farò vedere gli allenamenti, farò vedere la dieta, farò vedere lo sgarro, perché gli sgarri saranno più corposi di quelli di oggi, perché oggi più o meno quando sgarro, ragazzi, sabato mangio le solite cose che mangio tutti i giorni, magari ci metto una pizza, un dolcetto in più, là saranno sgarri potenti. Farò vedere la dieta che farò, non che la dovete rifare, perché la dieta io me la faccio da solo e non la dovete rifare, perché io non sono un dietologo e non posso consigliare agli altri la dieta. Però chi vuole vedere più o meno con curiosità che faccio io lo può fare. Perciò partiremo fra una settimana, bene o male, vedremo un po' cosa combinare e l'obiettivo è quello di fare un ottimo fisico definito, grosso al punto giusto e di qualità. Ciao ragazzi!